Viva l'Italia, l'Italia tutta intera, erano le parole con cui tanti giovani patrioti e partigiani poi andavano a morire in forza di un ideale. Quell'ideale poi ripreso in una famosa canzone da Francesco De Gregori, che ora presta anche il titolo a un libro di Aldo Cazzullo. Viva l'Italia, l'Italia liberata. De Gregori ebbe il coraggio di dire viva l'Italia nel 79, al termine di un decennio in cui si pensò che la rivoluzione valesse molto più della nazione. E infatti nella prefazione del libro racconta degli amici che gli dicevano: come, viva l'Italia, è una cosa da fascisti? E lui rispondeva: no, sono le ultime parole dei condannati a morte della Resistenza. E anche oggi dire viva l'Italia non è così scontato. Ecco, forse adesso, nella primavera del 2011, è un po' più normale di quanto non lo fosse anche solo 6 mesi fa, quando è uscito il libro. Perché? Perché ci siamo resi conto in questi mesi che i 150 anni sono una cosa importante, ma soprattutto che l'Italia è una cosa importante. E tutto sommato credo che la tesi del libro si sia dimostrata vera. Noi italiani siamo più legati all'Italia di quanto ci piaccia riconoscere. Ci sono molti modi in cui si manifesta il nostro attaccamento all'Italia. C'è un modo, se vogliamo, folcloristico, è quello che ci fa votare Pupo ed Emanuele Filiberto a Sanremo. Ed è un modo che io sinceramente non amo molto. Ecco, l'Italia del bel paese, no? Noi amiamo parlare male dell'Italia, anche se ci dispiace quando lo fanno gli stranieri. E poi in fondo però diciamo: beh sì, però come si vive in Italia non si vive da nessuna parte, l'Italia è pur sempre il paese più bello del mondo. Che è vero, l'Italia è il paese più bello del mondo, ma questa non può essere una consolazione, deve essere uno sprone per essere degni del patrimonio di cultura, di bellezza che i nostri antenati ci hanno lasciato. E poi c'è un attaccamento più profondo, che è il legame con la terra dei padri. Giovanni Paolo II diceva che l'amore di patria è un'estensione del quarto comandamento: onora il padre e la madre. Più che un libro di storia, quello di Cazzullo è un libro di storie, di personaggi spesso minori, spesso ignoti, ma che hanno contribuito a creare l'Italia così come la conosciamo, patrioti e partigiani. Nel 1848 insorgono tutte le grandi città italiane: Palermo, Messina, Napoli, Roma, Firenze, tutte le città del Veneto, Milano, Genova, e non sarebbero bastati gli austriaci e i signori a cacciare gli austriaci da Milano. Alla fine delle 5 giornate Carlo Cattaneo va all'obitorio per vedere chi sono quei morti, interroga i parenti, cerca di capire che mestiere facevano, guarda le loro mani e vede che sono mani callose, mani di operai, di artigiani. Oggi la Resistenza è denigrata e sotto accusa, è considerata al più una cosa da comunisti, una cosa di sinistra. Non è così, è un'idea molto più ampia di Resistenza. La Resistenza fu fatta dai militari, dai 5.000 fucilati di Cefalonia, dai soldati che preferirono andare nei lager piuttosto che a Salò. Fu fatta da centinaia di sacerdoti fucilati dai nazifascisti, come Don Ferrante Bagiardi, che quando vede che stanno per fucilare 74 suoi parrocchiani, sceglie di morire con loro dicendo: vi accompagno io davanti al Signore. Fu fatta da monarchici, da liberali, da ebrei, da donne, da civili, e poi fu fatta anche dai partigiani, che comunque non erano tutti comunisti. E quindi credo che la Resistenza rappresenti un patrimonio morale che può essere sentito tale da tutta la nazione e non da una fazione. Viva l'Italia, l'Italia che resiste.